Allora, qui per comodità io ho aperto due documenti. Allora, io apro i do due documenti. Dove sono qui? No, non è più mai, quindi va bene. Sono un documento di Writer, quindi LibreOffice, che è la versione per scrivere, l'equivalente di Word open source, quindi gratuito, e poi vabbè, Word, tanto per vedere. Allora, il discorso che volevo fare prima di tutto è, prima di affrontare qualcosa di più anche di Word, eccetera, se si va su internet, qualunque sia il browser, io vado a cercare, che ne so io. Ok, batterina di anni, ok. Se interessa, va. Data room. Scusate. Forse sì, la prima volta lo fa aprire, forse. Allora, prima cosa volevo far notare, quando andate su, è una questione di abitudine, sul browser, qualunque sia, voi potete, vabbè, vedete c'è la manina, faccio clic sul link e a questo punto mi viene in questa scheda, mi viene visualizzato il contenuto che è quello lì. Un altro modo è usare il pulsante destro, apri link in una nuova scheda, che è quello che ho fatto io, in maniera che uno si tiene il principale da cui vuole partire le cose e si va le varie schede con quello che gli interessa di volta in volta. Vabbè, qui ho un esempio per scrivere banalmente, qui partirà il video. Comunque, testo, se io voglio selezionare questo testo, copia. L'ultima volta che il Comune di Milano ha Vado nel rilasciato mio nuove licenze per avere più documento taxi in giro è stato il e faccio 2003. Oggi con banalmente. 4.850 licenze, le richieste inevase mensili sono Stessa circa cosa in Word, 500.000, il ovviamente. 40% a Roma è Abbiamo dal usato un 2005 comma, e con per cui 7.692 non ripeto. licenze, le chiamate mensili che vanno a vuoto sono 1.300.000, il 44% del totale. A Napoli le ultime sono state concesse nel 1998, oggi le licenze sono 2.364, Quello le che si richieste chiede è che inevase di mensili te gli viene 150.000, cioè copiato. una su due. Stesso problema nelle principali 110 città italiane, motivo per Scusate, cui Gabanelli, grazie scusa, la sollecita i Gabanelli comuni ad si adeguare il numero dei sovrappone. taxi alla domanda, neanche ci avessero mai provato. Intanto la legge che regola la materia è del 1992, vediamo che cosa dice. Tu comune puoi cedere le licenze a titolo gratuito o fartele pagare. Tu tassista puoi vendere la tua a chi ti pare, basta che informi il comune. Nel 2006 si aggiunge il decreto Bersani. Tu comune, se ti fai pagare per nuove licenze, l'80% dell'incasso deve essere ripartito fra i tassisti. 10 agosto 2023 arriva il decreto Salvini.
Tu comune vuoi aumentare le licenze al massimo del 20%. Se segui la procedura accelerata, devi sempre venderle e ripartire fra i tassisti il Dicevo, la cosa 100% importante è che dell'incasso. vedete, Ma fartele secondo, pagare che quanto? la Il comune di formattazione Milano ha appena fatto un viene bando già per prima automatico 450 nuove licenze a trasferita, quindi 96.500 se poi euro io l'una, voglio con avere la uno stessa sconto per chi acquista formattazione un'auto in grado di sono trasportare disabili nell'articolo che e vado a per chi si copiare, cioè impegna per per questi 5 voli anni a fare i devo turni di notte e fine settimana. riselezionare Incasso perché previsto questo sarà. 39 Scusa, milioni di questa è euro il che diviso per sonoro, tutti i scusa, oh tassisti Riccardo, il in sonoro della circolazione Gabbanelli fa disturba 8.000 euro a testa. la tua I voce. tassisti di Milano hanno già fatto ricorso al Io TAR. sento la Noi 20 anni Gabbanelli fa che le abbiamo rompe le pagate scatole. 160.000 euro, a tanto devi venderle, altrimenti le nostre. Ora non lo dovresti sentire più. Ora va benissimo, bravo, bravo. Dicevo, a secondo in un caso o nell'altro, se vedete, lui va in automatico a prendere il carattere, il font che è impostato nel programma di videoscrittura. Quindi in questo caso è Liberation, in questo caso qui l'impostazione è home, vediamo, main condensed. Quindi se io voglio riportare a, per esempio, formato Arial. Però è 48 di dimensione, quindi lo devo riportare a una dimensione più ragionevole, 21 e così. Ok. La cosa importante quindi è facilissimo copiare e incollare, se si ritorna su internet ora qui. Se si riesce, vediamo. Detto, questa è una delle novità di questi, tra parentesi, di questi giorni. Se sapete, sono state approvate a livello europeo, sono state in vigore due direttive. La Digital Service Act e la Digital Market Act, che sono due belle parole, eccetera, però se andate a vedere, in realtà hanno abbastanza conseguenze. Una è che la Apple si è presa 1,3 miliardi di multa e sta ovviamente via avvocati discutendo, perché sono due normative europee con le quali hanno cercato di definire come e le piattaforme web e i vari fornitori di servizi web devono operare in maniera trasparente, e quindi ad esempio la Apple, uno dei grossi problemi della Apple è che dovrebbe, secondo queste normative, dare accesso a altri fornitori di servizi. Sapete, ora la Apple, uno può, se ha un iPhone o un Mac, può acquistare solo tramite Apple Store. La normativa dice che è una condizione non corretta, uno deve poter comprare anche da altri fornitori di servizi. E qui la Apple sta discutendo le politiche. Quindi sono politiche di questo tipo. Io qui, e se vedete, se qui ad esempio faccio una cosa molto banale, che se vi ricordate, CTRL A, io seleziono tutto, che però vuol dire anche tutte le voci, tutte le impostazioni. Quindi se io voglio copiare tutto questo, io ci posso anche provare, andiamo su. Sta copiando tutto quello che ho selezionato di là e vedete
diviene un pastrocchio, diviene anche tutta la formazione del sito web. Tutti gli accapo, tutte le immagini. Ecco, quello che mi interessava a me era questo. Per cui attenzione, in questi casi qui, quello che conviene fare è perdere un po' più di tempo, ma si seleziona il primo paragrafo, si tiene premuto il maiuscolo o lo shift, come preferite, si va fino alla fine, fino a dove ci interessa. E seleziono solo la colonna di testo che mi interessa. Se a questo punto io faccio il copia e incolla, mi trovo sempre alcune tipo le immagini perché nel testo c'è, però basta eliminarle e mi ritrovo il testo che mi interessa. Questo è un grafico che mi interessa, magari no. Quindi quando si copia, in genere bisogna fare prima una selezione di cos'è che si vuole copiare, lo si trasporta nel documento, che sia Word o che sia Writer, è poca importanza, e spesso e volentieri bisogna poi riformattarlo o cambiare fonte dei caratteri che magari vengono trascinati. Però a tutti gli effetti è una cosa che funziona ed è una delle maniere, attenzione, è ovvio che copiando un articolo o una cosa del genere, spesso e volentieri, avete visto quando vi ho mandato anche degli articoli, è bene cosa ripetere, è un documento tratto da che è appena scritto e la data e così via, perché è un problema di copyright, cioè, quindi non è che io lo posso usare. Ed è, se volete, è anche una delle diatribe che c'è tra Google e o altri sistemi, tutti i vari giornali del mondo che stanno battagliando per ora senza con la Google, poi dice te, dai le notizie, ma in realtà siamo noi, metti riferimenti ai nostri articoli e tiri fuori da noi. Noi facciamo un lavoro di trovare la notizia, di scriverla ai nostri giornalisti, eccetera, e non fai altro che dire vai a quello lì e prendi l'articolo per via. E quindi te sfrutti il nostro lavoro. Ok? Stessa cosa vale ovviamente che sia in Word o così. Una cosa che mi interessava, quindi chiudo un attimo Word, non salvare, quindi rimango su LibreOffice, che è la versione gratuita. È quello che si può fare, allora a questo punto io prendo un pezzetto di testo, intanto lo dico adesso, tutto il resto. E quindi cosa c'è? Essenzialmente quando si va a scrivere un documento, si va a copiare, eccetera, c'è da fare almeno alcune scelte. Uno, il tipo di carattere che si vuole utilizzare. Per default, quindi standard, ogni programma ha un suo formato. Qui, ad esempio, LibreOffice, se non mi sbaglio, nelle ultime versioni c'è questo Liberation. Sans vuol dire senza grazie. Non so se. Allora. Così è senza grazie. Se c'è anche Liberation.
serif, che vedete, c'ho i caratteri arrotondati tipo il corsivo dei giornali, ok? Che quindi c'è le parti più arrotondate rispetto a prima, che vengono più squadrate, quindi più tipo elvetica, Arial e così via. Il sans è sans serif, quindi senza grazie sarebbe, o con le grazie, quindi carattere graziato, che è così. L'altra cosa importante è, e quindi si sceglie il carattere con cui si vuole stampare. L'altra cosa è, per ciascun paragrafo, che se vi ricordate quello evidenziato da questo carattere della P rovesciata, diciamo, questo che si seleziona, questo è un paragrafo, e a questo punto io come paragrafo ho una serie di parametri di questo paragrafo. Ok. Che sono, se voglio un rientro prima del testo o dopo il testo o solo a prima riga, poi si vedrà magari su questo di sotto. Voglio una distanza, cioè voglio che questo paragrafo sia distante da quello precedente o da quello successivo, e vado io a dirgli di quanto deve essere. Se ora vedete, è così che è appiccicato. Se io qui metto 50, do l'ok, mi spazia dal paragrafo successivo, così. Il discorso della prima riga, seleziono questo paragrafo, sempre paragrafo, non ha distanza dal testo, la mettiamo 1, poi distanza di 10 centimetri, quindi 10 mm sarebbe. Do l'ok. Vedete cosa mi ha fatto? La prima riga, questa. La prima riga è più distanziata dal bordo rispetto alle altre, e ho dato anche qui una spaziatura rispetto al successivo. L'altra cosa che si può fare, come in questo caso qui, se vedete, questi sono tutti. Quindi un paragrafo si può selezionare, poi questo è centrato, lo posso allineare a sinistra, centrato a destra, questo è giustificato, che su questo non ha molto senso. Allora, su questo paragrafo qui, ad esempio, allora, qui allineato a sinistra, se lo faccio centrato mi cambia poco, mi mantiene. A destra, se lo faccio giustificato, vedete che lui mi va a spaziare le parole in maniera che tutto occupi lo spazio intero del foglio che è disponibile. Vedete la differenza tra questo e sinistra, il che mi viene portato al bordo, ed è quello che in genere nei testi dei libri eccetera viene fatto. Però bisogna fare attenzione, perché a volte vengono eccessive spaziature e quindi non sono belle nel testo. L'altra cosa che serve spesso e volentieri è, come qui ci sono, è un elenco puntato, che è questo,
dove io posso togliere la puntatura, quindi sono dei paragrafi del mare. Oppure dico lo voglio con il simbolo e posso scegliere che simbolo. Posso anche, se vado a altri elenchi, posso scegliere dei caratteri particolari io e posso scegliere il livello. Cosa vuol dire il livello? Se vedete qui c'è sempre, ora in questo caso è ben visibile, che io posso andare più in dentro. O tornare indietro. In automatico lui mi cambia il simbolo. Questo perché, ad esempio, io posso avere un elenco e all'interno di un elenco un sottoelenco. Quindi se io qui ho e questi voglio che siano un sottoelenco di quello precedente, di quello sopra. Io mi ritrovo una formattazione, questo punto occupano e detengono con lo stesso allineamento e questi sotto con un altro allineamento. Ok. L'altra cosa di ricordarsi è quando nel caso di LibreOffice, ma in genere comunque è File, salva, c'è sempre il comando salva o salva con nome. Allora, salva è perché in automatico lui va a salvare l'oggetto. Cioè, se io qui vado a chiudere, lui giustamente mi dice, calma, sei sicuro? Puoi salvare o uscire senza salvare? Io dico nulla. Allora, quello che si fa è si fa, salva con nome, al che gli vado a dire come, dove deve essere, in quale cartella del mio computer voglio salvare il documento, e questo lo vedo da qui, ora i documenti, ok? Qual è il nome? Lui in automatico mi dà senza nome 1, perché non sa. E il formato. Io qui ho impostato, visto che in LibreOffice, cioè in Word, automaticamente va nel suo formato, che è DOCX, anzi, ora come oggi. E si può anche scegliere lì la stessa cosa. LibreOffice, essendo un documento, una suite di open source, ha un suo formato interno che si chiama ODT, che è riconosciuto però solo da LibreOffice. E quindi se io voglio usare LibreOffice in maniera di avere già il documento formattato compatibile con qualunque documento che vada a mandargli uno a Word o non a Word, eccetera, posso impostare direttamente in quale formato vado a salvarlo. E io qui quello più comune è il Word 2007 o 365 formato DOCX. Ok? A questo punto io vado a salvare e a questo punto questo mio documento io me lo ritrovo in documenti. Senza nome 1 perché non lo okay? L'altra cosa che è molto utile e dipende poi, vabbè, io lo faccio vedere qui in LibreOffice, ma in realtà esiste anche in Word, eccetera, con salva con nome, è un altro formato da salvare, è abbastanza comune, è usare il formato. Pa, pa, pa.
UDF, vabbè, il suo formato, testo Word. No, qui non c'è PDF direttamente, no, perché lo fa in stampa. Vabbè, un formato particolare, questo che chiamate RTF, vi può capitare di trovare dei documenti, ormai è molto raro RTF, che è Rich Text Format, che è uno dei formati originali per formattare testo. Scusate, in LibreOffice, un modo comune per condividere i documenti è quello di usare il formato Adobe PDF. Allora, in Word, ora poi si vedrà, esiste il comando proprio salva con. LibreOffice c'è già il formato, esporta nel formato PDF. E questo è un modo semplice. Lui mi va in varie impostazioni, mi fa esporta, e allora lui mi va a esportare sempre nella cartella che scelgo io, documenti, il mio documento, in questo caso lo stesso nome, quindi senza nome 1, in formato PDF. Quindi a questo punto io nella mia cartella mi trovo il documento che andrò a, e poi a questo punto è un documento PDF, che in genere ha due vantaggi. Uno è più compatto, due, soprattutto se ci sono dei testi, delle immagini e così via. Ed è un documento che è più facilmente inviabile anche via mail e così via con altre persone, ed è di fatto ormai un formato standard. Tutti hanno un lettore di PDF, anche perché è gratuito, quello stesso dell'Adobe, Adobe Reader. Non ci si mette più mano a meno di non avere dei software apposta. Che è può essere uno svantaggio, può essere anche un vantaggio, nel senso che io faccio un documento che voglio condividerlo senza dare la possibilità agli altri di modificarlo. Io non ce l'ho la modifica, ma quando lo faccio in diretta, il pubblico e io poi lo devo modificare, ma poi lo faccio altro. Ma tutta quella grande schermata di diretta, qualche volta si guarda insieme perché ha un sacco di funzioni, un sacco di questo di l'acrobat che dice sì. Ok. Un'altra cosa, ma scusate, tanto per vediamo un Word, lo stesso discorso, facciamo un nuovo, si prende CTRL A, seleziono tutto, copia. Ok, anche qui vedete il font allora c'è un CTRL A, il font anche qui si può selezionare questo. In genere Word usa Calibri, ad esempio, formattazione diversa. Però le funzioni sono esattamente le stesse poi. Se seleziono l'indicizzazione, ho tutte le formattazioni, se vedete qui, esattamente nella stessa maniera. Cambia la posizione del comando, ma posso scegliere il carattere da usare come indicatore o meno, no? Cambia poco. Lo stesso, scendi, sali, così. La cosa che ho qui è file, salva, con nome. Vabbè, a parte mi dice salva con nome dove? Su OneDrive, su questo PC, aggiungi, eccetera.
E qui posso scegliere anche qui il formato, dove qui me lo mette direttamente nel salvaconto il formato PDF. Ok, quindi. Quindi, scusa, quindi il passaggio, faccio una scrittura Word, la voglio portare in PDF, vado a cercare il formato e lui me la butta in PDF. Quindi Nel quella che, caso. insomma, quella a chi lo mando non lo può modificare, ecco. No, a meno che non abbiano dei software tipo Acrobat, Ah. non Reader, ma Acrobat Professional, che allora ho altri software che permettono di modificare i documenti PDF, a meno che non siano protetti da password e così via. Quelli che in genere, ad esempio, se ricevono i documenti ormai da alcune istituzioni, sono chiamati, vedete, viene che sono PDFA, e non sono modificabili. Capito, capito. A meno di non avere la password di accesso con cui si può proteggere le cose. Ok. Tornando a è un documento di writer, comunque eccetera. L'altra cosa che con la quale ci si avvicina, se volete, al discorso poi di Excel, è che anche in Word ovviamente si possono fare delle tabelle, perché è abbastanza normale avere dei documenti di testo, delle relazioni, dove ci sono dentro anche delle tabelle. E a questo punto il modo semplice di farlo è, uno dei modi è tabella, inserisci tabella, e lui automaticamente dice, vabbè, dà un nome, mi dice quante colonne e quante righe. Facciamo colonne 4, righe 5. Stile, lasciamo perdere, esegui, inserisci e automaticamente vedete con il tab, scusate, A, B, C, questa SD, e se io con il tabulatore, il tasto tab, eccetera, vado automaticamente, qui ci metto 1, 2, 3, 4 e poi mi va a capo e così via. Questa è a tutti gli effetti una tabella con la quale se io la seleziono, per selezionare posso fare in diverse maniere. Una è, se vedete, vado sul bordo della tabella laterale e se vedete il cursore mi cambia in freccia. Io tengo premuto e seleziono tutte e cinque le righe. E a questo punto io sposto proprietà della tabella. E mi viene ormai la tabella verso l'alto, eccetera, il flusso del testo, posso modificare le colonne. Ora sono tutte a dimensione uguale. Quindi io quando vado a creare una colonna, scusate, ho il bordo del mio documento, che è questo che mi va da qui a qui, perché il mio documento nel formato della pagina è 2 centimetri di bordo laterale e quindi è 21, Allora. 4, quindi ho 19. In automatico la tabella mi viene fatta 4 colonne, 19 centimetri diviso 4 colonne. Se io qui l'ho selezionato, voglio un formato diverso,
non devo fare altro che modificare il primo programma. È ovvio che se modifico questo, vedete, lui si modifica quello immediatamente successivo. E quindi mi date l'altra cosa, sempre della proprietà della tabella, posso metterci dei bordi. Oh, no, ha fatto un bel lavoro, non si cantare, perché a casa, davanti a casa, ci ha fatto vedere un mondo sommerso. Ti do un bacio. Quindi metto solo un bordo esterno, oppure come tutte l'altra maniera per selezionare, quindi tutta la tabella, o per le righe, oppure anche per le colonne. Vedete, mi cambia la freccia sopra e io seleziono tutte le colonne. È ovvio che quando è selezionato, io posso anche andare sul bordo, le dimensioni, andare a occhio. Io sposto la larghezza delle colonne a mano. No, qui è una cosa semplicemente visiva, selezionando e andando in proprietà, ho delle misure esatte. E misuro questa e riduce questa. I bordi ci metto anche quelli centrali e ho la mia tabella. Tanto per vedere esattamente, perché il 2 eccetera c'è anche prima di stampa, che è cosa, e il mio documento viene da lì. Qual è la grossa differenza essenzialmente del discorso tabelle in Word o tabelle Allora, essenzialmente il discorso è le tabelle in Word hanno un significato proprio di usare qualcosa a tabellare per avere degli elenchi e così via. Il discorso delle tabelle e quindi Excel è che si possono fare delle operazioni matematiche anche, oltre che di ordinamento, eccetera, sul contenuto delle tabelle. Ora è vero, anche in Word, soprattutto poi c'è tutto un discorso delle macro che non vi sto, cioè c'è un linguaggio di programmazione anche per Word. Per tutti i programmi di Word, Excel, eccetera, con il quale brave persone esperte fanno dei programmini per fare le cosiddette macro, cioè sono dei programmini per cui fanno sì che se io vado a scrivere, automaticamente il testo mi venga formattato in una certa maniera e così via, oppure che non posso inserirci dei numeri e così via. Ed è quello che voi trovate tante volte nella parte moduli che vi trovate a dover compilare online. A monte vuol dire che qualcuno ha fatto delle operazioni di programmazione per cui in certi campi o in certe zone del documento ci possono essere solo certi tipi di informazioni, proprio per escludere. Oppure banalmente, fare il controllo che è nel campo di inserire il K che fa la verifica che se uno mette più di 5 cifre gli dice che non va bene, fino ad arrivare alla sottoclicazione di dire verifica che il K sia quello corretto. Però essenzialmente il discorso del tabelle in Word
è un discorso, fanno parte del documento, quindi servono per semplificare. Pensate a un report con delle statistiche scientifiche, così via, eccetera. Ci sono riportate delle tabelle che portano dei risultati. Il discorso invece di Excel è proprio di fare delle tabelle, ma per farci delle operazioni sopra. Ovviamente, cosa vuol dire? Che in Word riesco a fare le tabelle, però non riesco a fare, se non almeno di complicazione, certe operazioni. In Excel ho tutti i vantaggi di poter fare delle operazioni, delle formule e così via. Non ho così semplicemente il fatto della formattazione che ho bisogno di Word, perché sono proprio, uno è un documento, uno è un foglio, una tabella per lavorarci sopra, anche se ovviamente si può fare le formattazioni anche in Excel. Io, se non avete altre domande su Word, per me passerei un attimo a rivedere la cosa con Excel. Io c'ho in sospeso una domanda fuori del tuo programma. Se te me la consenti, quando lo dici io te la Alla pongo. domanda, così so che cos'è, dimmi. Sì, no, è venuto il mio figliolo e mi ha detto, dice, guarda, che c'è un'applicazione molto importante, no? È quella dell'intelligenza artificiale. Da applicare al telefonino è molto in uso. Si chiama ChatGPT, ZabGPT, e ci si può fare tante cose, no? Con questa, basta, è uno scaricandolo da Play Store, che io ora non ci ho messo le mani perché non ci so andare. E tra l'altro mi ha detto c'è a pagamento e a gratis. Ecco, e questa cosa qui, per me a volte è capitato qualcosa di sapere qualcosa di più o meno. Cioè, perché alla novità io ci vado un po' cauto, no? Però mi ha detto, dice, guarda, i miei colleghi lo usano e ci fanno tante cose. E fanno praticamente ti fanno delle richieste di scrittura, o ci fanno anche le tesine. Addirittura gli fa le richieste e lui ti manda giù la roba. Allora, cerco di darti un attimo la risposta. Chat GPT. Sì, è questa, è questa. È questa. Sì, allora, Ora questo è una domanda che ti faccio per me, ma penso che serva a tutti questo, perché a quello ho capito è una cosa che fa molto comodo. sì, se uno non vuole lavorare, sì. No, bisogna risparmiare tempi, anzi, può stare a perdere tempo, capito? Ma vabbè, è questione di punti di vista. Comunque, allora, il discorso di ChatGPT ve lo faccio vedere velocemente, così se si va su internet, GPT, ChatGPT, eccolo. Allora, prima cosa, ChatGPT è in inglese, tanto per essere chiaro. Accetta e fa lavori anche in italiano, in francese, eccetera, però l'interfaccia è in inglese, almeno per quello che cos'è? È una delle prime implementazioni, ormai da un annetto che è venuto fuori, di intelligenza artificiale, cioè un sito dove, basato sull'intelligenza artificiale, nel quale uno può, registrandosi, eccetera, qui dice il login, ora non ho nessuna voglia di farla, può interfacciarsi con questa intelligenza artificiale e chiedergli certe cose, per cui se vuole fare una relazione sullo stato dell'intelligenza artificiale, formula la domanda all'intelligenza artificiale, mi scrive un articolo sullo stato dell'intelligenza artificiale, e questo software che c'è alla base, che è basato sull'intelligenza artificiale, genera in automatico un testo sull'argomento che è questo. Ed è una delle cose che è venuto fuori, suscitando abbastanza polemiche, eccetera, perché tanta gente
è andata fuori, è venuto fuori che poi usava questo servizio, che in parte è gratuito, può essere a pagamento a seconda di livello, eccetera, per fare, ad esempio, le tesine di laurea o così via, perché chiedeva a questa intelligenza artificiale di fare la tesina su Napoleone Bonaparte, faccio per dire, nel certo periodo, e questo sistema di intelligenza artificiale è in grado di fare, di scrivere anche in maniera, diciamo, corretta. Per cui essenzialmente questo. Oggi come oggi ci sono anche altre, e questa è stata la prima, è una società, non mi ricordo, mi sembra Open Artificial Intelligence sarebbe la società, che ha creato questa chat GPT nel servizio. Poi ce ne sono altre, ora Google ovviamente sta facendo la cosa, Google sta implementando nel suo motore di ricerca l'intelligenza artificiale, tutto per facilitare il modo in cui uno può rapportarsi con il computer e con il PC. Questo è quello che so. Non l'ho mai usato e sinceramente sì, so che tantissime persone lo stanno implementando, usando, eccetera. Sembra che dia proprio, scrive bene, fa dei bei riassunti dei libri o tesine su argomenti e così via, però demandare a qualcun altro di fare il lavoro, per cui uno è vero che può essere un discorso di tempo, ma può anche essere un discorso di essere un po' fannulloni e non voler fare le cose. Poi ci stanno molto probabilmente mille motivi o giusti o sbagliati per usarlo, però. Ed è un po' lo stato attuale della situazione, di tutte le problematiche che ci sono sull'uso o meno corretto dell'intelligenza artificiale a livello mondiale. Questo chat GPT è il primo sito, che fornisce questo servizio. Cioè, credo che ora ne stiano nascendo anche altri in concorrenza proprio con questo. Ma è fonte veramente di discussione, perché cos'è che fa questa intelligenza artificiale? Se uno va a fare una tesina, a chiedere un argomento, spazzola proprio il web su quell'argomento, è capace di sintetizzare le varie cose e mettere insieme un discorso completo. E quindi anche qui c'è la problematica di società che dicono a questi dell'OpenAI, che è la società che ha fatto il chat GPT, che sfrutti le conoscenze che noi abbiamo messo e così via. Per cui questo è quello che so, non l'ho mai usato, non so come funziona, se non sul fatto che io sappia, è solo in inglese come interfaccia. E bisogna registrarsi con un login, e dopodiché si può entrare e dialogare con questa intelligenza artificiale per fare delle ricerche al posto tuo, o avere delle risposte, creare dei testi e così via. Ma addirittura ho sentito che se vuoi fare un quadro gli dai dei riferimenti, dici voglio il cielo azzurro o poi una spiaggia, un panorama, e gli dai del... e loro ti mandano giù il quadro in base alle indicazioni che gli ha dato te. Aggiungo anche questo. Sì, tutta l'intelligenza artificiale ormai si sta dai testi alle immagini. Se non mi sbaglio, il discorso di intelligenza artificiale, problematiche ci sono state di creazione di immagini false. Di personaggi illustri e così via, perché è stata utilizzata l'intelligenza artificiale per modificare, inserire immagini di persone note in situazioni che non erano da loro vissute realmente. Ok? Abbiamo trovato, no? Ci sono di quelli, di richieste, che scriva tutto quello che tu, no? E
colleghi che tutto quel lavoro fatto, però è vero che anche è abbastanza impersonale, poi è vero che si può modificare qualcosa, però no, insomma, non, almeno il mio parere non è che corrisponda proprio a quello che tu vorresti, ecco. Poi a volte sono degli errori. No, no, per quello. Ok. Tornando invece a Excel, che io uso sempre LibreOffice, tanto per fare quindi quello che si chiama Calc. Ok, quindi se vedete qui la situazione è esattamente opposta, cioè io parto da avere una tabella nella quale io vado a scrivere le mie cose e quello che voglio. È ovvio che in qualunque caso esiste tutto il discorso di scegliere. Ah, sì, c'è un aggiornamento, non mi interessa. Di scegliere il carattere con il quale voglio scrivere e così via. Una cosa che mi sembra importante è se la tabella è fatta in queste colonne identificate da lettere e righe identificate da numeri. Se io voglio, questa è una tabella, teoricamente è di infinite, eccetera. Poi dipende da quella che io vado a utilizzare. Allora, una co delle prime cose, secondo me, ovvio da fare è se questo bel quadratino qui, se io ci faccio clic, seleziono tutta la tabella e a questo, cioè tutto il mio foglio, attenzione, in Word si parla di tabella perché è una parte del mio documento che è la tabella. Qui è un foglio elettronico, okay? Che poi ha una forma tabellare. Ovviamente. Allora, se io ho selezionato tutto, che cosa vuol dire? Che ad esempio, se vedete questi simboli qui, io gli dico con questo che voglio che quello che vado a scrivere sia sempre centrato verticalmente nel mio riquadro, nella mia cella. E quindi tutto quello che io vado a scrivere sarà centrato. Voglio ad esempio dire che tutte le righe devono avere una certa altezza, pulsante destro. Altezza della riga invece di 45 mm, ne voglio 70. E vedete tutte le righe di tutto il mio foglio elettronico sono lo stesso per le colonne così. Posso scegliere qual è il font di tutta la tabella. Sono fissato con l'aria, scusate. 10 punti, no, voglio 12 punti. A questo punto, quando io vado a scrivere qualcosa, questo è in area 12. È allineata a sinistra. Ed è però, vedete, io faccio un'altezza di questa sola riga, in questo caso. E che ho selezionato solo questa riga, mentre prima con questo ho selezionato tutto il foglio elettronico. Io qui ho selezionato solo questa riga e solo di questa riga ho ampliato l'altezza. Se vedete il testo è comunque centrato. Se io lo volevo verso l'alto, verso il basso posso cambiare. Quello che consiglio io è normalmente teniamolo centrato per maggiore leggibilità. Dopodiché, vabbè, io qui ho messo dei caratteri a caso, ovviamente. Se io invece però ci metto dei numeri, e così via, 12,5.
0,33. Bel numero grande, ok. Cosa vuol dire? Io qui lui mi va in scrittura in maniera naturale. Se io voglio che questa colonna per me sia facile da leggere, da usare, la posso selezionare questa colonna, scegliere il formato della cella e a questo punto, se vedete, normalmente io posso scegliere cosa c'è nella cella, quindi in tutte le celle che ho selezionato. Un testo, un numero, una data, una valuta, un orario, scientifico, divisore, eccetera. È un numero, va benissimo, però a questo punto posso scegliere standard oppure come deve essere visualizzato. Allora, se io scelgo questo esempio, meno migliaia, virgola, due decimali, vuol dire che io metto due cifre decimali. Se voglio scegliere, posso mettere i valori negativi in rosso e il separatore delle migliaia per avere il massimo della leggibilità. Do ok, vedete come mi cambia completamente. Questo addirittura è perché la colonna è troppo stretta. Allora, in modo semplice, si va in cima sul numero della colonna. Doppio clic quando c'è la doppia freccia. E lui mi allarga la colonna. A questo punto vedete, io ho tutti i formati, tutti i testi. Io qui ci metto meno 59,39. Quindi ho sempre due cifre decimali, se mi interessa. Ho l'indicazione delle migliaia, quindi il separatore, questo è 1.000.000. 004, ho i valori negativi evidenziati in rosso. Capite benissimo che una lettura da un punto di vista così è molto più semplificata se devo leggere delle cifre di un rapporto. Per i testi, un'altra cosa, se pensate a un discorso di, ad esempio, facciamo una cosa banale. Voglio fare una tabella, qui siamo 3, 7, 8 con me, la tabella nostra. Quindi ci sarà nome, cognome, telefono, email. Ok. Cosa faccio? Prima cosa, questo li voglio centrati in grassetto e poi si incomincia. Allora, comincio io. Ok, anzi c'è una I di troppo, scusate, e me l'ho segnalato.
e così di seguito. Ad esempio, la tabella delle presenze, quella lì è stata fatta in questa maniera qui, e in più qui c'era stato messo il discorso delle presenze. Allora, se voglio fare, posso inserire una riga sopra. Io, ad esempio, qui voglio mettere un titolo, presenze. Io seleziono tutte le celle, pulsante destro, unisci celle. Io vado a scrivere qui. Presenze. Per farvi vedere, qui la tabella, se vado a stamparla, quindi se vado in anteprima di stampa, vediamo che sia. Vedete, è il contenuto solamente. Perché io ho visivamente un foglio con le righe, però sono io che poi decido se voglio o meno il riquadro. Quindi se voglio avere, ad esempio, riquadri, formato delle celle, anche qui, bordi. E a questo punto ho visivamente ancora a fare, però evidenziate se vado in anteprima di stampa, ho la mia tabella stampata anche com'è che voglio che sia visualizzata. Qui per le presenze, se vi ricordate, io voglio le date. Oggi è l'11. Però non mi piace scritto così. E qui io dico che questo formato qui, queste celle, formato delle celle, tipo. È una data, sì, ma voglio solo con il nome del mese. Sono due cifre per indicare l'anno. In più voglio che sia centrato. Ok? Questo cosa dico a questo punto? Posso incominciare, visto che ho un foglio elettronico, a mettere una forma. Per cui posso dire, qui io voglio che, cosa c'è in questa cella, voglio che sia uguale, scrivo proprio come uguale, eccetera, a cosa? A questa cella più 7. E allora automaticamente mi viene il 18 di marzo, perché è una data 7 volte più. Se io voglio riportare, cosa faccio? Faccio una copia. Incolla. E lui mi va avanti. Quindi questa qui avrà la stessa formula di questa precedente, che è prendi il contenuto della cella precedente più 7. Ok. Presenze, cominciamo, altro, un'altra persona.
numero non me lo ricordo, lo metto. 329 Eh? 61 C'è un'altra formattazione. Allora, queste qui vuol dire che è questo il numero di telefono e allora mi va bene come formato della cella dire, allora, ad esempio per il numero di telefono, visto che in genere si usa dare alle celle la formattazione il numero, se io devo fare delle operazioni di calcolo su quelle celle. Sui numeri telefonici può essere una scelta di metterli invece come testo, perché in realtà non andrò a fare mai delle operazioni di somme delle celle, ma mi interessa che siano scritte correttamente. Quindi può essere un discorso di testo, direi. A questo punto una cosa, vabbè, poi è allineato, quindi tutti questi sono allineati a destra di mezzo, oppure centrati, come volete. Il discorso delle presenze, se io voglio segnare le presenze, io posso usare, vabbè, banalmente come lì, puoi riportare una X. Però se io voglio sapere quante presenze ci sono state in un certo giorno, devo mettere un elemento nella colonna che io posso utilizzare in numerico. Quindi allora io ci metto 1, 1, 1, 1. Perché a questo punto io posso benissimo inserire qui una formula uguale somma, apro parentesi, seleziono le celle, chiudo parentesi, però ci devo mettere il numero. Se io qui ci metto una X, lui conta 3 perché la X è una lettera, non riesce a leggere. Ok? Quindi ci metto uno. Ogni persona quanto tempo? Io posso fare copia. Incolla, ovviamente mi dice i riferimenti sono sballati perché non so se voi vedete qui la formula sopra, la formula corretta è questa che vi dico. Fai la somma da E1, che è il primo, 2 punti, E3, scusate, E3, A e 12. Qua a sinistra, ho questa formula che è sbagliata, per cui a questo punto io dovrò cambiare la formula. Con quella. Sì,
Se io qui ci metto ovviamente il macro. Attenzione, a livello di formule, quindi questa è la cosa più banale, la somma e così via, cioè, a livello di formula, quello che si può fare è in realtà una cosa pazzesca. Quindi se c'è, dove si usa, inserisce, si chiama funzione. Allora, queste sono le funzioni che io posso avere. Allora, io posso scegliere in base al tipo di categoria, non so, tipo matematica, e allora ho tutte le funzioni, arco, coseno e così via, se qualcuno si vuole divertire con la trigonometria. Quella che ho usato banalmente è la somma. Il subtotale, la tangente e così via, il pi greco, i radianti, quindi posso fare veramente tutti i calcoli che voglio. Posso fare anche discorsi di scegliere, anche a livello del testo, ad esempio, ad esempio, voglio banalmente, seleziono, questo e voglio ordinare in ordine alfabetico. Allora, in modo semplice, seleziono che cosa voglio ordinare, comprese tutte le celle che interessate, perché se ordino solo nome e cognome, ma lascio telefoni, ordino, i telefoni rimangono staccati invece così. E allora, ad esempio, dati, ordina, vuoi ordinare per il campo A in ordine crescente e anche per il campo B. E allora, vedete, diventa Bruno Micheli, perché Bruno viene prima di Riccardo. E tutte le altre colonne sono state spostate di conseguenza. Domande o che mi vengono in mente cose che mi possono interessare? Come digitare di nuovo i comandi somma? E che cosa riguarda il fatto che succede nel strumenti il comando somma, no? E questo è Sì, il qui uguale non c'è almeno. somma. Qui è uguale somma, poi apri, cioè tutte le formule, diciamo, sono sempre somma e poi comunque faccio vedere qui, faccio inserisco funzione, cerca, somma. Mi fa vedere la forma, eh. Somma, numero 1, poi numero 2, eccetera. Quindi io posso dare una somma e elencare celle diverse, quindi numeri diversi, o dire una da questa cella a questa cella, cioè questa una colonna, una serie di colonne, una serie di righe, eccetera, da qui a qui fammi la somma. Se vado avanti, tanto per dare cose, vedete che com'è che mi compare. Io a questo punto qui voglio fare la somma sempre da qui, faccio da qui, numero 2 a qui, ok, e ciò esattamente come prima. Io qui ci metto 2, 2. 2, ah no, perché non mi ha fatto da A.
Se vedete la differenza tra qui è la somma da E3 a E12. Qui da F3 e F12. Quindi se io vado qui, ci metto un 2, mi viene 4, però questi valori intermedi non sono calcolati perché non gli ho dato l'intervallo, gli ho dato le singole cellule. Ora non lo so, qui in italiano è somma, non so se il Word usa sempre somma o poi può essere termine diverso. Però tenete presente, a livello di funzioni sono veramente una cosa pazzesca. Quello che non si usa spesso e volentieri, ma è molto comodo, ci sono anche tutta una serie di comandi sulla parte testuale, cioè di funzioni, perché se io vado e inserisco una funzione e scelgo testo, c'ho tutta una serie di destra, decimale, strago, peso, maiuscolo, minuscolo, ripeti, quindi posso andare a selezionare un carattere all'interno di una stringa e così via, selezionare. Posso convertire un testo da testo a numerico e viceversa, ad esempio se io queste. Siamo qui. Uguale, no, uguale. Facciamo la formula. Inserisci formula. Testo. Converte il testo in numero in modo indipendente. Dico ok. Vabbè, se non gli dico quale cella è un po' difficile, scusate. Funzione. Testo. Questo che era un testo me l'ha convertito in un numero con la formattazione che ho scelto io. Okay. La cosa importante è quindi, qui si parla di una tabella dove si può mettere testi, numeri, eccetera e così via. Ciascuna cella o gruppi di celle si sceglie come deve essere formattato e in qualunque cella si può mettere una formula nella quale si va a fare un calcolo o un'operazione matematica o trigonometrica. La cosa importante di questo è poi la stampa delle tabelle. Allora, qui bisogna fare attenzione, nel senso che se si guarda così è la tabella come che ci si lavora, cioè, in visualizza, ad esempio, c'è interruzione di pagina, che vedete mi cambia completamente, cioè mi dice che questa è la pagina che ho scelto di stampare. Quindi, se io vado in anteprima di stampa, vedo questo, però, se vedete, mi manca. Non è tutto quello che volevo stampare. E allora a questo punto, se io voglio sul mio foglio tutta la tabella, devo
devo scegliere uno, magari, che i bordi del mio foglio siano meno. E già così ho guadagnato una colomba. Poi posso dirgli: il foglio, fattore di scala 100, oppure posso dirgli: riduci l'area di stampa in larghezza, e a questo punto ho tutta la mia area di stampa. Ovviamente riduco, poi sono io che giocherò sulle dimensioni o meno per avere poi effettivamente. L'altra cosa è, vedete, che c'è sempre un'intestazione o un piedipagina. Foglio 1, pagina 1, che fa sempre parte dell'impostazione. Piedi pagina, lo disattivo, intestazione, lo disattivo, ok, mi sparisce foglio 1, foglio 2. Oppure ci posso, sono più pagine, metto che deve essere una numerazione progressiva, come stessa cosa che potevo fare come numerazione di pagina, se pensate, ed è una delle cose, scusate, che non vi ho detto, documento di testo voglio fare, okay. Quindi ho la mia pagina, dove io posso inserire, quando inserisci, cioè il numero di pagina. No, perché di pagina. Ah, bene. Mi sembra di dire qualcosa che mi risulta. Allora, facciamo una cosa nuova.
numeri di pagina. Io ho selezionato che devono esserci, quindi il numero di pagine, il numero deve essere allineato a destra, quindi le pagine, il stile della pagina, il paragrafo, come deve essere, possono cambiare in romani. E a questo punto non in automatico, ci sono tre pagine e quindi c'è questa è la pagina. Due di tre e così via, che mi viene fatto in maniera automatica. Quindi se io qui proseguo il mio testo, automaticamente questa mi diventa pagina 4 di 4. E anche qui io posso inserire delle note. Delle intestazioni di note per pagine, quindi quello che ho inserito di là come pagine. Quindi a livello di formattazione io ho questo che è, e a questo punto, solo a questo punto posso andare in stampa, e a questo punto se vado in stampa poi scelgo di andare sulla stampante fisica che è collegata in questo caso, oppure posso andare a stampare in PDF, con micro PDF, dove vado a stamparlo, si prova, prova carico. E a questo punto nei miei documenti, nel mio documento, che è un foglio orizzontale, calco, dove c'è il documento. Ok. Vi accenno solo un attimo veloce a PowerPoint, perché poi vediamo. Però vi chiederei la prossima volta se avete qualche domanda su questi qui o qualcosa che vorreste provare a fare. Comunque, perché ha significato, non so dove. L'altro oggetto. È presentazione, che a questo punto vedete è una cosa molto diversa, perché essenzialmente cos'è? Quindi Word o Writer, eccetera, serve per scrivere, scrivere e impaginare un documento. Che può essere composto da testi formattati o meno, da immagini, da tabelle e così via. In genere per o documenti testuali o report, relazioni o così via. Excel, essenzialmente Excel o Calc, quello di Writer, per avere delle tabelle, dei fogli elettronici in forma tabellare. Sui quali è necessario fare delle operazioni, dal banale ordinamento
alfabetico, numerico, eccetera, calcoli di somme, di sottrazioni, di comparazioni, eccetera. PowerPoint o Express o Impress, come è che chiamate a fare, è essenzialmente un programma per presentare delle notizie, delle informazioni alle altre persone. Ed è quindi un mix un po' delle due cose, cioè si sceglie, si lavora sulle singole pagine. Ti chiamo fra un po', scusami. Perché essenzialmente io ho il mio Word, dove è un documento che automaticamente mi crea pagina dopo pagina, una volta che ho scelto un formato di pagina 4 del classico documento. Man mano che scrivo va avanti, mi va a capo nella pagina nuova. Ho Excel o calco, insomma, ho un foglio elettronico che in realtà ha delle dimensioni enormi, cioè posso fare un foglio elettronico che ha 500 colonne e 1000 righe. Poi non so se riesco a gestirlo, però ci sono delle applicazioni che hanno cose anche ben complicate. Invece in PowerPoint cosa faccio? Io definisco lavoro pagina per pagina perché è l'oggetto che io vado a utilizzare, cioè io vado a presentare quello che normalmente si chiama la slide o la diapositiva, usando il termine fotografico. Quindi io lavoro singolarmente sull'oggetto che volta in volta vado a presentare. In questo oggetto cosa faccio? Io posso mettere tutto quello che voglio, cioè posso mettere un testo e quindi avrò i comandi per formattare quel testo, posso mettere delle immagini, più o meno immagini, dei testi sotto forma di elenchi o così via, posso metterci anche delle tabelle, anche perché essendo parte, si parla di una suite, che sia Office o che sia LibreOffice, eccetera, vuol dire che io posso copiare una tabella da Excel e portarla in Word o viceversa, e in PowerPoint posso usare a un certo punto una diapositiva per una tabella che ho già fatto e calcolato da Excel e portarla perché mi serve per presentare. La cosa però è essenzialmente diversa. È che io scelgo un formato della mia pagina di presentazione, che può essere una che già loro mi danno, oppure ne creo una vuota, dove di volta in volta allora ci sono dei formati già standard e dei formati che voglio andare a. Se voi avete presente le PowerPoint queste è PowerPoint, quindi se vedete ogni diapositiva, ogni foglio è diverso dall'altro come contenuto. Hanno però, ad esempio, una base comune che ho fatto che tutte hanno adesso il logo di WeTrain in alto a destra. Ho inserito in alcuni dei testi. C'è un generatore automatico di numeri di pagina. E d'altra volta inserisci le cose che interessano. Quello che normalmente utilizza è proprio così in fase di costruzione, poi normalmente è un discorso di usi per fare una presentazione. Quindi dalla prima diapositiva e a questo punto te
fai vedere le diapositive. Perché serve per presentare qualcosa. Magari un qualcosa che è stato tratto da un documento, è tratto da un foglio elettronico, da immagini. Il costo della vostra impresa. Vi ho già rubato più tempo del dovuto. Al solito, per lunedì prossimo, se ci sono cose da vedere o da approfondire su questo, se no si va a tratti decisioni e si continua con questo. Se non avete domande specifiche o questioni specifiche. Arrivederci.